Giuliano Barigatti, non possiamo non parlare in questi giorni della questione dei ticket sanitari. Ecco, tu sei intervenuto dicendo che comunque così come sono in questo momento non vanno. Ecco, la Regione ha già pensato dei correttivi, ma insomma cosa va fatto per correggere? Ma sostanzialmente ormai direi che l'intervento della Regione è stato più che opportuno, nel senso che abbiamo sottolineato che pur con un lodevole intento di andare a modificare una misura del governo, che è una misura scellerata e che produceva già disequità, perché 10 euro per tutti avrebbero voluto dire una vera e propria disequità, la Regione è intervenuta giustamente per cercare di apportare maggiore equità. E quell'intervento ha messo in luce, diciamo, che appunto sul tema coppie con figli, soprattutto non è tanto il problema delle coppie sposate, delle coppie di fatto, poteva esserci un'ulteriore disequità. E quindi credo che l'introduzione dell'ISE e altri correttivi che si vorranno trovare facciano sì che questa Regione ancora una volta, insomma, vada nel senso di una maggiore equità verso i cittadini, nonostante misure davvero inique all'interno di una manovra che, come vediamo in questi giorni, per usare un eufemismo, è fatta ormai da una maggioranza che non esiste più. Tra le tue deleghe c'è quella ai servizi sociali. Negli ultimi anni abbiamo visto come Bologna stia aumentando la realtà della povertà, stiano aumentando anche i nuovi poveri, quindi la povertà sta entrando in fasce sociali che non convergeva fino a qualche anno fa. È un problema veramente urgente oggi a Bologna e cosa stanno pensando le istituzioni, in particolare la provincia, per provare a porre un argine? È un problema vero perché fa il paio, è la conseguenza diretta di un certo impoverimento del ceto medio, cioè di coloro che prima, insomma, arrivavano alla fine del mese, adesso per dirla un po' grezzamente, e oggi cominciano a fare fatica. Molte persone cominciano a far fatica anche a metà mese, non si rivolgono ai servizi spesso perché questi nuovi poveri, diciamo così, tra virgolette, non sono abituati ad andare ai servizi sociali. Quindi è un problema davvero molto serio questo dell'impoverimento delle famiglie, che può diventare anche impoverimento di carattere relazionale, di carattere sociale, l'impoverimento economico. Quindi noi all'interno, assieme ai comuni, anche in conferenza, all'interno dei piani di zona, sempre di più si stanno sviluppando delle azioni proprio verso queste fasce, questa nuova, che sono spesso tra l'altro persone, famiglie con bambini, famiglie con molti bambini, ma faccio un caso anche banale, o una donna che si divide e rimane da sola con i bambini, o addirittura anche un papà che deve pagare gli alimenti magari e che prima ce la faceva, che oggi, ho fatto questi due casi per dire, proprio persone da cui non ti saresti aspettato la caduta in povertà qualche anno fa. Abbiamo anche creato questo cantiere della vulnerabilità in provincia, che vuole radunare tutti gli attori delle politiche sociali specificatamente proprio per produrre delle misure contro questa nuova emergenza sociale che, come per rispondere seccamente alla domanda che mi facevi, sì, effettivamente è uno dei problemi principali che ci dobbiamo trovare ad affrontare. Nel nostro paese sta diventando sempre più allarmante la situazione delle carceri, anche il carcere della Dossa sta vivendo momenti drammatici, ai limiti della vivibilità, l'hanno segnalato anche i nostri parlamentari. Ecco, cosa possono fare, per quanto poco immagino, le istituzioni locali? Ma guarda, sono molti anni che segnaliamo questa vicenda, che abbiamo cercato di intervenire presso lo Stato. Qua ovviamente è lo Stato che deve intervenire, non si può fare altro che continuare a tenere una guardia molto alta e a lanciare anche qua un allarme, che è un vero e proprio allarme sociale anche questo, perché effettivamente un conto è scontare una pena, un conto è farlo in condizioni di nessuna dignità. Quindi credo che anche sia proprio un problema verso le persone, visto che non parliamo solo di cittadini ma anche di persone. Credo che le istituzioni locali, come la Regione in primo luogo, perché l'ha fatto molto, il Comune e la Provincia, cercheranno di continuare ad intraprendere tutte le azioni possibili, pur in assenza di competenza, diciamo così, almeno per cercare di capire come si possa risolvere questo problema, che ancora una volta però va risolto appunto a livello centrale.